La Federal Reserve ha tagliato a sorpresa di mezzo punto i tassi di interesse USA, scendendoli fino all'1% a causa della paura per l'impatto economico del coronavirus. La mossa è arrivata dopo che i ministri delle finanze e i banchieri centrali del G7 si sono detti pronti a usare tutti gli strumenti appropriati contro l'emergenza e a poche ore dalla sfuriata del presidente Trump, che nella notte aveva nuovamente attaccato la banca centrale americana, troppo severa nella gestione della politica monetaria. Il taglio ha fatto subito ripartire le borse, fiammata Wall Street, poi il Dow Jones è tornato in rosso. Milano si è fermata al più 0,4% finale. Lo spread italiano è calato a 165 punti, mentre si è indebolito di poco il dollaro. Mentre le borse si sono rianimate, Canal Plus si è scusata con l'Italia per iscritto e ha cancellato il video sulla pizza coronavirus che prendeva in giro il nostro paese, andato in onda sabato sera all'interno della trasmissione satirica Groland les Apoi. Ancora gravi, ma stazionari in Spagna, le condizioni di Luis Sepúlveda, ricoverato in rianimazione nel Policlinico Universitario di Oviedo. Arrivano nuovi problemi intanto per chi vuole volare dall'Italia all'estero. La Cina ha imposto la quarantena obbligatoria per chi arriva dal nostro paese, mentre l'India ha sospeso i visti per i cittadini italiani e chiede la quarantena volontaria. Sono 91.000 infine i casi di contagio, 3.111 morti e 73 i paesi coinvolti, secondo l'OMS. L'indice di letalità del Covid-19 è di circa il 3-4% dei casi, quello dell'influenza è al di sotto dell'1%. La buona notizia è che sono in preparazione più di 20 vaccini, mentre in Cina l'infezione rallenta.